Ecco pronti i tre grandi Lorenzo, Moreno, Stefano, che affrontano gli amici di Bor, aiutati da Maria Mazzariol, che getterà la treccia. Maria, veterana dei Giochi Senza Frontiere, è alla sua decima edizione. Ecco Maria, un urlo per Maria, per Treviso. Stiamo affrontando la prova proprio con i leader della classifica in questo momento. Sono scesi in acqua, cala la treccia di Treviso, viene raccolta in questo momento nonostante un impasse iniziale. Raccolti i tre capi, incomincia il balletto. Jugoslavia, il miglior commento è il tifo dei 6.000 presenti in questo stadio. Eccezionale la prova di Treviso, che ha un ritmo che gli permette di sperare di raggiungere lo stendardo finora raggiunto solo dal Portogallo. Salgono, salgono, mancano pochi nodi. Treviso sale sulle mura, sale sulle mura. Lorenzo, Moreno e Stefano, con Maria dall'anima. Forza Treviso, siamo tutti su quel muro, deve farcela, deve farcela. Sale alle stelle il tifo, Treviso, gli mancano un metro ci divide dallo stendardo per ottenere un risultato. Una prova straordinaria, purtroppo non confortata dal risultato, ma anche la Jugoslavia cede, anche la Jugoslavia, quindi comunque non perdiamo punti, ma non perdiamo neanche lo spirito e l'umore. Un applauso per Treviso e per la prova che rivediamo in queste immagini al rallenti. Un momento drammatico, quello che vede una discesa inesorabile del concorrente, dello splendido concorrente di Treviso. E siamo pronti col tabellone dopo il quarto gioco, il Castello dell'Amore che ha questi risultati. 1 minuto e 55, completa la sua prova il Portogallo. A secondo posto a pari merito Spagna, Francia, Italia con Treviso, San Marino e Jugoslavia con 5 punti. La classifica quindi dopo questo quarto gioco vede in testa la Jugoslavia, Bor con 21 punti, le Azzorre 18 punti, a pari merito Tolosa, Treviso con 17 punti al terzo posto, poi abbiamo la Spagna, Haka al quinto posto con 14 punti e Faitano, San Marino con 11 punti. Il quinto gioco è già tutto pronto, siamo in questa zona con Georges Belair per la Francia, con il nostro amico per la Jugoslavia Pavlicic, con Eladio Climaco per il Portogallo, la grande dolcissima Feliciana per Treviso, Daniel Vindel per la Spagna, la dolcissima Silvia Battazza per San Marino, che si affronteranno nel quinto gioco che è dedicato ai mosaici di Oderzo. Oderzo, una cittadina normalmente trascurata nel circuito turistico che viene organizzato in queste zone, ma una città straordinaria che ha fra le sue ricchezze proprio dei mosaici raccolti. E proprio i concorrenti dovranno ricostruire un mosaico, ma i concorrenti sono, se vogliamo inquadrarli in questo momento, in fase di preparazione, in condizioni non felicissime. Abbiamo un protagonista maschile con un elmo che gli impedisce la visione del percorso, seguito, legato da un spago, da una corda, da una cintura alla propria compagna
che gli dovrà indicare il percorso. Il compito dei conduttori, di Feliciano e degli amici delle televisioni europee che giocano con noi, è quello poi di indirizzarli in questo ambito dove dovranno sistemare i 6 pezzi del mosaico. Pronto Georges Belair, pronta la Francia, pronta Jugoslavia, pronto Portogallo, mannaggia, pronta Daniel Vindel e Silvia Battazza, tutto è a posto, attendiamo quindi il via dei giudici mentre le immagini si portano sul concorrente spagnolo, poi inquadrati i tasselli del mosaico. San Marino, come vedete in questo momento, è la concorrente di San Marino, quella che ha la possibilità di vedere e di raccogliere i mosaici. Per l'Italia giocano Alvise Russo, nascosto sotto l'elmo, e Adriana Dal Bianco. Tutto è pronto, grazie ai giudici. Partiti in questo momento. Ecco che queste immagini ci dimostrano la difficoltà della prova, terreno scivoloso, i sammarinesi in leggero ritardo perché occupavano la corsia degli spagnoli, ed è solo in testa Alvise e Adriana, hanno fissato il primo mosaico e sono già nella seconda parte del percorso. Feliciana li aiuta a collocare il secondo pezzo. Stanno ripartendo gli jugoslavi. Ripartiti Alvise e Adriana. Sono al terzo tassello. E ripartono per il quarto tassello. Inquadrata la Jugoslavia. Sta per arrivare il quinto. Ed è proprio Alvise inquadrato sullo sfondo. Siamo in notevole vantaggio. Sesto e ultimo tassello. Alvise, Adriana, Feliciana stanno completando la prova. Il Portogallo inquadrato, la Spagna, l'Italia, l'Italia e Treviso, l'Italia e Treviso, siamo a un solo tassello. È l'ultimo tassello.